E ben ritrovati, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. Zona gialla addio. Da oggi, con Sardegna e Molise, il Friuli Venezia Giulia diventa finalmente zona bianca. Ciò non significa il completo via libera, in quanto mascherine e distanziamento sociale sono destinate a farci ancora compagnia, ma ci si potrà muovere liberamente, senza alcuna limitazione di orario. Si potrà tornare a mangiare al ristorante o bere al bar al chiuso, riapriranno le piscine al coperto, le sale giochi, a Lignano tornerà anche il Luna Park, sebbene da metà giugno per motivi organizzativi. Tornano anche i ricevimenti di nozze, ma con il Green Pass, cioè con il vaccino, oppure con il tampone negativo o con il certificato di guarigione dal Covid. Da sabato 22 maggio è consentito anche l'ingresso sul territorio sloveno senza obbligo di quarantena o tampone per chi proviene dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Molise o Sardegna per quanto concerne l'Italia. Il clima finalmente estivo e la zona bianca, scattata stamani, hanno portato anche al pienone delle gelaterie del Pordenonese. Un boom quasi inatteso, fanno sapere i referenti del comparto provinciale. Fin dalla mattina i clienti hanno voluto riscoprire quelle prelibatezze che in precedenza potevano assaporare soltanto in modalità da passeggio e asporto. Nella lotta contro il Covid è stato centrato ieri in regione un obiettivo di grande importanza. Sono state somministrate 500.000 prime dosi di vaccino. Numeri che, se si calcola che la popolazione vaccinabile ammonta a 1.073.953 cittadini, certificano che è stato raggiunto il 50%. Il Friuli Venezia Giulia può in tal modo centrare l'immunità di gregge parziale, cioè con prima dose effettuata, addirittura nel mese di giugno, molto in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Un'ulteriore iniezione arriverà dalla prenotazione degli under 40, che sino a 16 anni sarà possibile dal giovedì. Si guarda anche alle 800.000 prime dosi di vaccino somministrate, il che rappresenta il 75% della platea. Sarà una prima immunità di gregge di fronte alla malattia più grave. La prima dose, ha spiegato il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, è ampiamente sufficiente per non far finire le persone in ospedale. Ecco perché è così importante. Ma i prossimi giorni saranno anche cruciali per i tanti richiami a cui saranno chiamati i cittadini che ormai 3 mesi fa hanno ricevuto il vaccino di AstraZeneca. Per questo, come ha illustrato il vicepresidente Riccardi, a breve si invertirà in regione il rapporto tra prime e seconde dosi. I richiami arriveranno praticamente a pareggiare le prime iniezioni e faranno aumentare sensibilmente anche la quota di popolazione completamente vaccinata. Ancora problemi per il piazzale di Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Una delle grosse sfere in cemento posizionate durante i lavori di rifacimento si è staccata autonomamente rotolando per diversi metri, finendo la corsa contro un'auto in sosta appartenente ad un commerciante che ha il proprio esercizio nel piazzale. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di sabato. È l'ultimo degli inconvenienti capitati nel cantiere, da dove si erano già staccate alcune piastre in porfido. Erano seguite richieste di intervento all'impresa esecutrice dei lavori, che si era avvalsa a sua volta di una ditta subappaltrice. Il problema era stato risolto, ma poi si è ripresentato. Gli interminabili lavori al piazzale e i disagi patiti hanno portato all'esasperazione residenti e commercianti, i quali non sono più disposti a tollerare una situazione che va avanti da diversi anni. Dopo che tale situazione si è riproposta più volte, come previsto dal codice degli appalti e muovendosi secondo quanto previsto dalla legge, l'amministrazione comunale ha mosso i primi passi verso un'avvertenza legale nei confronti dell'impresa esecutrice. Quest'ultima però si è resa disponibile a risolvere definitivamente il problema. A quanto pare però non è così. Basta con i rattoppi, ha sbottato il candidato sindaco del centrodestra Valerio Delle Fratte. A mio giudizio, ha continuato, il piazzale era completamente da rifare. Non entro nel merito di quanto è successo sabato mattina, ma evidentemente a lavori non eseguiti correttamente fanno seguito incidenti ed episodi che continuano ad arrecare da anni disagio a commercianti e residenti. Una risonanza d'alto campo, detta anche Total Body, in arrivo all'ospedale San Polo di Monfalcone.
È stata imboccata la strada giusta per uscire da questo lungo periodo di difficoltà e di pandemia, ha spiegato il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinte durante la conferenza stampa di presentazione dei lavori per il reparto di risonanza magnetica al San Polo e dopo aver ricordato a tutti l'importanza delle vaccinazioni e aver ringraziato gli operatori sanitari. La piastra diagnostica è un'esigenza vitale, così come è essenziale avere le risorse umane sulle quali fare affidamento per affrontare in maniera adeguata le situazioni che ci si presentano davanti. Ringrazio la Regione e l'azienda sanitaria per questo deciso passo in avanti che garantirà un'adeguata diagnostica ai cittadini del nostro territorio. I lavori dureranno 113 giorni, secondo il cronoprogramma illustrato dall'architetto Baraccetti, e quindi entro l'autunno potrà essere coperto il bisogno di un territorio estremamente vasto che da Monfalcone raggiunge il comune di Duino Aurisina e abbraccia la Bassa Friulana. Il direttore generale Antonio Poggiana ha osservato come, oltre a questo, stanno partendo molti altri interventi importanti, come ad esempio quello del pronto soccorso e della neuropsichiatria infantile. In conclusione al suo discorso, il primo cittadino ha dato spazio a una visione avanguardista riguardo alla figura e agli ambiti di competenza della sua carica. Credo che un sindaco al giorno d'oggi debba seguire già le tematiche tradizionali, ma anche quelle che non sono proprio per legge. Sanità e lavoro sono al centro dei miei pensieri, delle mie priorità, e per questo cerco di spendermi. Presenti all'incontro, oltre al sindaco Anna Maria Cisinti, il direttore generale della SUGI Antonio Poggiana, il direttore responsabile del reparto di radiologia di Gorizia Piero Pellegrini e Paolo Cassetti, nonché il direttore del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera Daniele Pittioni e l'architetto Baraccetti. Sono 14 le dimore che apriranno le porte sabato 5 e domenica 6 giugno nell'ambito della 35esima edizione di Castelli Aperti Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento, che intende far conoscere la storia e la tradizione della regione attraverso manieri, dimore e parchi privati normalmente chiusi al pubblico, è reso possibile grazie al lavoro del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia. In questa edizione aprirà per la prima volta anche il castello di Aiello del Friuli, già ospedale da campo nel corso della Prima Guerra Mondiale, che conserva ancora l'aspetto solido e possente della costruzione originaria. Oltre al castello di Aiello sono 11 le dimore che aprono in provincia di Udine: il castello di Arensberg, castello di San Pietro di Ragogna, il castello di Strassoldo di Sopra, quello di Strassoldo di Sotto, castello di Villalta a Fagagna, Casaforte La Brunelde a Fagagna, Rocca Bernarda a Premariacco, Palazzo Stefaneo Roncato a Craulio di San Vito al Torre, Palazzo Romano a Manzano, Castello di Flambruzzo a Rivignano Teor, due le aperture in provincia di Gorizia, la Rocca di Monfalcone e Palazzo Lantieri, mentre in provincia di Pordenone aderisce il Castello di Cordovado. Presidente Zannin, siamo a Udine alla cerimonia di consegna delle onorificenze per il ricordo della Grande Guerra, dei caduti della Grande Guerra. Che significato ha questo ricordo a più di 100 anni di distanza? Ma ha un significato importante, perché avere qui tanti sindaci che a nome delle loro comunità ricevono l'attestazione relativo alla Grande Guerra ci riporta a quei valori fondamentali che hanno fatto l'Unità d'Italia, che hanno consentito attraverso il sacrificio di tante giovani, umili persone a rinsaldare il senso di appartenenza a una comunità, a una patria. E credo che lo stesso senso dobbiamo riscoprire oggi come comunità regionale, stringerci attorno per aiutarci a vicenda per la terza ripartenza, per dopo i disastri del secondo dopoguerra, dopo il dramma del terremoto. Siamo attesi oggi come comunità regionale a ripartire, recuperando quei valori umani, morali, etici che consentiranno anche di uscire dalla crisi socio-economica che ci lascia la pandemia. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.